loro hanno fatto lo stesso lavoro dell'altra classe, cioè hanno cercato sul tuo sito delle notizie, hanno risposto delle domande di questionario, hanno preparato la cartolina di benvenuto e hanno preparato delle domande. Quindi su di te sanno già molte cose, ma forse sentirle dal vivo può essere ancora più. Forse è proprio meglio partire dall'inizio, da zero. Dopo magari ripetiamo, dopo magari se avete domande vediamo di rispondere. Possiamo approfondire di più anche gli argomenti man mano che vengono. Perché vedete ragazzi, io sono qua per parlare della mia esperienza, della mia storia di vita. Però non sono qua con niente davanti, man mano che parliamo magari possiamo più approfondire gli argomenti, fare questo. Io la mia storia l'ho voluta dividere in tre fasi. Le fasi sono i cambiamenti che possono succedere nella vita. Io l'ho divisa in tre fasi più significative per me, i cambiamenti, che a volte questi cambiamenti, queste fasi, possono succedere per scelta e magari alle volte per eventi a sé. Non c'è sempre un perché le cose succedono, no? Perché semmai lo diamo noi dopo per darci una motivazione, per capirle. Se magari vedere quell'evento, vederlo positivamente o negativamente. Se vedere se è un evento che può servirci o un evento magari da dimenticare. Dimenticare. Non voglio dire proprio dimenticare, ma magari quello lì che magari al momento sarebbe da dimenticare, ma poi si riprende e si vede che realmente c'è un motivo. Secondo me tutte le cose che succedono c'è un perché, c'è un motivo. Non succede niente per caso, se vogliamo. E vediamo proprio di approfondire questi temi. Parto allora con la mia prima fase, che la mia prima fase è da quando sono nato. Io sono nato ad Ala, posso dire circa 47 anni fa, perché compio gli anni a giugno, ma va bene che 47 non mi cambia niente in 3-4 mesi, quello che è. Sono nato ad Ala e diciamo che la mia prima fase l'ho vissuta da normodotata, normale come voi, come normodotata una persona normale. Sono in carrozzina, sono diversamente abili. La differenza della parola per me è uguale. Infatti mi viene da ridere perché tanti usano termini che se io dico a uno che sono disabile, no, mi dice sono diversamente abile. Vabbè, cosa mi cambia? A me non mi cambia niente. Può dirmi anche normale, tanto uguale. Dicevo che la mia prima fase è stata proprio da quando sono nato fino ai 32 anni ad Ala. Qua la mia prima fase mi fermo, perché come ho detto prima voglio più parlare proprio di cambiamenti. E il mio vero proprio cambiamento che mi ha cambiato la vita è proprio l'incidente, l'inizio della seconda fase, che dopo la mia terza fase è proprio il trasferimento che mi sono portato qua a Riva del Garda. Vi ho detto le tre fasi, adesso ritorno sulla seconda. La seconda parte proprio con l'incidente. Io per agosto 2000 ho fatto un incidente con la moto, uno scooter 150, non era una moto da strada, tipo una Vespa, l'onda chiocciolina. E in fase di sorpasso ho fatto proprio frontale sulla macchina, una macchina sul lago di Garda, in prezzo di Brendone, proprio per l'esattezza. E prima ho battuto col lato sinistro del mio corpo, sul cantone dell'altro. E diciamo che da questo ho avuto una lesione del plesso branchiale. Che vuol dire? Il plesso branchiale è quello che comanda, l'nervatura che comanda il nostro braccio, braccio e spalla. Io infatti da la spalla qua in giù il braccio non lo muovo, la mano non la muovo, non la sento, posso, è lì, come peso quasi. E da questa qua lesione qua che ho perso proprio tutta la nervatura, ho perso, non comando neanche il pettorale sinistro di questo muscolo. Cioè le costole, e neanche il dorsale che è questo muscolo qua. Quindi io come mi vedete adesso, la sezione è proprio questa, parto da qua in là non muovo. E dopo oltre ho avuto anche una lesione midollare, perché mi sono catapultato su un'altra macchina, infatti l'avevo fatto bene, non è che era che si fatto bene. E ho battuto con la schiena su un'altra macchina e diciamo che ho avuto una lesione midollare di 11. Che vuol dire che dalla gabbia toracica in giù non muovo e non sento niente. Questa proprio per me è stata proprio la fase
traumatica, perché capite anche voi che un giorno essere da una parte e il giorno altro trovarsi dall'altra, non è, la parola è facile a dire, c'è nessuno che accetta subito una cosa del genere. Tanti dicono sì, beh, potrebbe essere, ma la mia realtà non è stata per niente così, no? Perché anch'io, primo momento, accettare una diversità così non è facile, anche perché devi riprogrammare tutta la tua vita, devi riprogrammare il tuo modo di vivere. E diciamo che il mio primo anno l'ho passato più in ospedale, senza riabilitativi, dopo l'incidente parlo, perché come dicevo prima, capite anche voi che trovarsi dall'altra parte, adesso, e come faccio? Tante cose non le sapevo, per forza. Se mi trovo con un braccio, trovo essere che voi, immaginatevi in questo, con un braccio solo, di un giorno all'altro, fa presto a dirlo, ma a viverlo, non è come vedere un film, no? E quindi devono insegnarti a riprogrammare la tua vita. Devono insegnarti certe cose, devono, nel senso, sempre nell'ambito volario di aiutare le persone. E quindi qua ho passato il primo anno in questi centri. Poi sono ritornato a casa mia, è ancora lì, è ancora peggio, trauma. Perché il vero cambiamento ce l'hai lì. Perché già voi adesso vivete la vostra vita, vivete tutto, andate a casa qua, andate a casa vostra e fate circa quello che facevate la mattina, la sera, il giorno prima, il mese prima, l'anno prima. Ma io, nel mio caso, sono ritornato a casa che ho dovuto veramente, è lì che vedi veramente il vero cambiamento, perché vuoi fare cose che magari facevi e non riesci più a farle. Non sono qua, io vi faccio tutta questa parentesi qua di introduzione per farvi capire dopo che si può andare avanti. Però voglio che vi immedesimate anche voi in questo discorso che potrebbe succedere. Perché, come dicevo prima, la mia è stata una fase traumatica, tanti, la fase traumatica l'hanno, anche se hanno tutto. Ma realmente hanno tutto, però non sono contenti ugualmente. E la vita, vivono la loro vita magari male. Può capitare questo, può capitare sia nel giovane che anche nell'adulto, anzi. Abbiamo noi più tante cose da imparare alle volte. Io dico, ci vuole la flessibilità. Flessibilità vuol dire voler anche cambiare le cose. Il mondo cambia se cambiamo noi, sono frasi mie queste. Però se ci pensate, per voler cambiare bisogna proprio voler anche dentro di noi. Infatti anch'io quando sono ritornato a casa, nei primi momenti, non giorni, mesi, anni, l'ho tirata avanti molto questo, e ho cominciato anch'io a voler risalire, voler trovare l'input, per andare all'input, significa proprio il primo scalino per vedere la vita in un altro modo. E anch'io vedendo persone messe peggio di me, in centri riabilitativi che giravo, all'epoca dopo l'ospedale, perché allora ogni tanto un tot all'anno andavo per fare ginnastica passivamente, perché mi muovono, fare una carrozzina e dopo dico a muovere. E ho visto loro che stavano peggio di me, parlo fisicamente, però erano molto più sereni di me. Li vedevo, parlavo assieme, loro erano felici, erano sereni, erano contenti, per non dire entusiasti, che è una parola ancora di più, di quello che avevano. Li vedevo dagli occhi, è vero che poi guardo, la persona la vedi dagli occhi, se è contento, vedete, l'avete notato anche voi. La persona quando è felice ha gli occhi lucidi, è contenta. Quando che la persona non è contenta ha gli occhi morti, gli occhi spenti. Ma tanti non osservano queste cose. Ma però se cominciate a osservare che voi queste cose lo vedete, si vede. Non è dare solamente una realtà mia, no? Anche perché io sono qua, per, come ho detto prima, per portare la mia esperienza. Ma non è detto che quello che magari penso io che sia giusto, no? Voglio farvi riflettere su certe cose. Dopo ognuno percepisce le cose a suo modo, indifferentemente dall'età. Perché come ho detto anche prima, non è detto che un adulto percepisca sempre in modo giusto. Magari è di fermo.
ho sempre fatto giusto, ho sempre fatto così, capito? Ma devi, puoi imparare anche te, la flessibilità è questa. E anch'io allora, vedendo questi qua, questi ragazzi qua, ho voluto cambiare. Ho detto, Mauro, tu sei più fortunato di loro, ma come mai che te la vedi così negativamente tutto quello che ti è successo? Allora anch'io ho cambiato il mio evento, quello che mi è successo, l'evento si parla sempre di questo, da negativo in positivo. Non vedendolo più come un fatto brutto che mi è successo, ma ho cambiato il poli. Poli vuol dire più e meno, bianco e nero, la positività. Ho cambiato il mio evento da negativo, l'ho cambiato in positivo. Non vedendolo più come una cosa brutta, ma come un'opportunità diversa da vivere la vita. Allora veramente ho cominciato non solamente a vedere le cose, ma a osservarle. Non solamente ad ascoltarle, ma a udirle nel modo giusto. E specialmente con le capacità che mi erano rimaste, ho fatto due conti. Non serve molto, no? Ho detto, ma beh, Mauro, tu, faccio io, mi parlo fra me stesso per farvi degli esempi, perché è più logica così, più facile da capire. Ho detto, ma tu Mauro, allora cos'è che hai? Sei in carrozzina, va bene. Allora, vediamo di sistemare, di capire come fare con la carrozzina. Cos'è che ti arriva? Le capacità per andare avanti, quello è il braccio. Oltre a tutto il resto, perché non è che non parlo di mente, roba così, parlo proprio del fisico, perché prima si guarda anche fisicamente, dopo si vede tutte le cose, che sia, dopo c'è un'armonia totale, deve essere con la mente e il corpo. Però allora, con quello che mi è rimasto a me, ho voluto andare avanti e vedere proprio come una possibilità, un'opportunità diversa. Perché parlando anche del vedere che dicevo prima, se voi vedete una cosa, vedete quella cartina là, tutti la vediamo la cartina. Ma se facciamo così e giriamo, vediamo in un modo, ma se noi cominciamo a osservare, capite che vedete l'Italia, vedete la Spagna, vedete dentro l'Italia, già c'è Roma, vedete nella Spagna, vedete tante cose. Non è banalità, no? L'osservazione cambia la prospettiva. Cambiamo la prospettiva di vedere le cose. E infatti io oggi sono qua per raccontarvi anche questo, non sono venuto qua per dirvi come una disgrazia, no? Quella che mi è successa. Una volta sì, ero così anch'io, la dico la verità. Perché come ho detto anche prima, non è facile subito accettare. Tante persone dicono, tanto la vita continua, ma finché non ci sei dentro, il discorso è vedere, il discorso è viverla e osservarla nel modo giusto. E anch'io vedendo questo, ho cambiato completamente. Ho cambiato anche il modo mio di giudicare e della decisione di vedere delle cose. Sapete che anche voi, ogni qualunque cosa che fate, è una decisione, una scelta. Ma che voi ragazzi decidete, parlo di ragazzi, ma in generale anche, che noi, uguale anche per me, per tutti, diciamo tutti, non solo ragazzi, che noi decidiamo di fare una cosa o non farla, è giusto, eh? È giusto ugualmente. Vi faccio un esempio che voi, essendo a scuola, se uno decide di essere capace di fare un tema e ci crede, sicuramente avrà ragione, ma se uno pensa di non riuscire a farlo, sicuramente non ci riuscirà. Quindi capite che la scelta è uguale, la scelta è nostra dopo, però decidere del giusto e sbagliato dopo sta solamente dentro di noi. Se io decido di oltre quello, dicevo che se io decido di fare qualcosa, sicuramente ci metterò molto impegno perché ci credo. Ma se io decido di non essere capace a fare qualcosa, probabilmente non ci riuscirò. Sono tutte supposizioni. Ma allora a questo punto qua, perché non pensarla positivamente la cosa? Visto che abbiamo la scelta, diamo il massimo. Pensiamo cose positive. È meglio essere ottimista, ragazzi, e avere torto, che essere un pessimista e avere ragione. Ve la spiego meglio questo discorso. L'ottimista vuol dire voler fare le robe e credere in quello che fai, e voler migliorare e voler farle.
Ora, se tu fai una cosa che non ci riesci, cos'è che succede? È solamente tu dici, ah beh, ho sbagliato, va bene, vediamo cosa che ho sbagliato e andare avanti. Non va bene, cambio, ma sono contento ugualmente perché mi è servito. Capite l'ottimismo cos'è? Invece il pessimista è la fase contraria. E questo non c'entra niente con l'età, è questo qua il modo di fare le cose per tutti. Il pessimista invece sai cosa fa? Non fa niente. Magari è quello che dice, non faccio quella cosa là perché non ci riesco. Ha ragione anche lui. E alla fine dirà, vedi che avevo ragione che non riuscivo? E fa sicuramente accadere le cose come che vuole lui. Ma fa accadere le cose per non farle. Il mondo cambia se cambiamo noi, ma il pessimista non vuole cambiarle neanche, no? Capito? Avrete visto anche voi ragazzi quando fate le cose che vi piacciono, vi vengono. Vengono subito. Per cosa? Perché mettete l'ottimismo, mettete la voglia di fare. Immaginate magari di farla la cosa, ancora prima di farla, perché l'immagine, la parola immagine, sapete cosa vuol dire? Te spiego. L'immagine vuol dire proprio il mago che è dentro di me, nell'immaginare le cose, a farle accadere. Influenziamo molto noi queste cose. Adesso magari vi sembra che vi dica parole un po', dopo vedremo sul video man mano, se vedete che voi man mano che andremo avanti, anche più avanti, che dopo lo metterò su internet, magari certe domande, certe cose che vi dico, certe frasi, le capirete magari dopo più avanti. E oltre a questo dell'immagine, dicevo che se noi immaginiamo di fare, crediamo nel nostro, di riuscire a fare come sogno, tante cose, immaginare come sogno davanti, e mettere entusiasmo nelle cose che faccio, che entusiasmo è un'altra grandissima parola, di ottimismo, vuol dire proprio essere in contatto col divino dentro di me, vuol dire che tu sei in contatto col mondo e sei felice. Ecco, questo qua è il lato positivo, il lato negativo è il contrario, vuol dire che tu vedi la persona, è classico, fai la cosa, no, non la faccio, tanto non ci riesco, ma hai chiamato quella persona, non tanto so che non viene, tante volte veramente sembra che vi dica male, ma se voi osservate questo, succede molte volte. Ma succede sia in voi ragazzi che noi adulti questo, anzi noi adulti è ancora peggio, perché a far cambiare un adulto o far impiegare le cose, alle volte trovi quelle risposte. Perché lo fai? Perché è così? Ma che risposta è? Perché non lo fai? Perché è giusto non farlo? Come fai a dire se è giusto non farlo se non hai mai provato a farlo? Se non ci metti l'impegno e ti metti la voglia di fare? Tutti abbiamo da imparare ragazzi, a questo mondo. La citazione potrebbe essere proprio questa, è meglio essere una mela acerba destinata a maturare che una mela matura destinata a marcire. Quella che deve maturare, ma vale per tutti, vale anche per me, vuol dire che vuole imparare, vuole apprendere, vuole capire tante cose, ma l'altro che sa tutto è fermo e non ha niente da imparare, quindi è classico discorso negativo, ci pensate, ma comunque adesso andiamo avanti, ho fatto una grande introduzione e quando ho cominciato anch'io a capire queste cose, a cambiare e voler cambiare, ho cominciato anch'io il mio percorso di risalita, sono ritornato, ero già a casa con me perché la mia seconda fase è durata 10 anni. Momento diciamo dal 2000 al 2010, io sono ritornato dal 2001 al 2010 perché il primo anno l'ho passato in ospedale, nei centri riabilitativi, ho cominciato anch'io a casa a vedere totalmente in positivo queste cose, quindi ho cominciato anch'io a studiare informatica, tutti i video avete visto al mio sito, me arrangio io, non è che me lo fanno gli altri, io smonto il computer, ma questo l'ho già fatto a casa, sono sempre stato un po' inventiva su queste cose. Che ho voluto cambiare. Io prima del 2000 sono venuto a usare un computer. È normale. Normale. Nella vostra età è normale che ci sia l'informatica che c'è adesso. Ma io ho 47 anni, quindi a 32 anni
non è della mia età che molti conoscevano il computer, adesso poi è venuta una normalità anche quella, anzi, da giusto il sistema faccio tantissime cose che posso fare. Allora lì anch'io ho cominciato a voler imparare queste cose e sono andato avanti e sono, diciamo che sono arrivato quasi all'inizio della terza fase, perché anche lì ho capito una cosa, ero a casa con i miei genitori, allora a un certo punto mia madre è del 1940, mio papà è del 33, quindi non è che siano proprio giovanissimi, allora io 5 anni fa ho deciso per scelta mia di spostarmi, perché ho pensato, però, avranno diritto anche loro di vivere la loro vita. Non è che va bene, quello che mi è successo a me è questo, lo vediamo, l'avevo raccontato prima, ma perché devo stare a casa, perché devono rimetterci anche gli altri? Hanno diritto anche loro di vivere la loro vita. Non bisogna essere sempre capi egoisti, pensare solo per noi, pensiamo per gli altri. Gli altri sono qua anche per pensare per tutti. Magari qualcuno possa dare una mano. Dopo, sta a voi, sta a chiunque magari che vedrà che di madre, cose così, capire se gli serve qualcosa, qualche input, qualche consiglio, qualche magari riflessione che può servire. Ma io non pretendo niente, ragazzi, non sono qua per insegnare, sono qua per raccontarvi la mia esperienza, che magari può servirmi, magari non vi servirà neanche, è uguale, io lo faccio senza nessun scopo, mi piace divulgare queste cose, condividere, ormai Facebook, certo, parliamo anche di condividere, no? Perché ormai influisce tutti, userete anche voi ormai computer, ci sono dei termini che ormai sono alla portata di tutti. Sono cose che magari 10 anni fa non c'erano, adesso per voi è normale parlare di chat, robe così, ma una volta i primi erano gli SMS che erano venuti, ma ritornando lì nel discorso, se non andiamo troppo fuori campo. Visto questo allora ho scelto anche io di andare a Riva del Garda, però questa vedete non è più un evento che mi è capitato, è un evento voluto, è un cambiamento, una fase voluta. Perché allora lì, tanti mi dicono, però allora quella fase lì, l'inizio della terza fase, non è più che mi è capitato, è questo qua, proprio, l'ho presa positivamente. Perché ragazzi non importa, il tutto è già dentro di noi, non importa uno com'è fisicamente, importa come vuole essere e come vuole stare. Se io voglio stare bene posso andare in qualunque posto, infatti. Sono andato io alla PSP Città di Riva, a casa di riposo, chiamatela come volete, per me è indifferente, avete tante parole, tante persone trovano la diversità, per me è uguale, andate a capirsi, non fa nessuna differenza. E sono andato lì e ho voluto star bene, perché non è il posto che fa la differenza, è quello che siamo noi e come vogliamo stare. Ho detto prima, se uno vuole essere felice, è sempre felice, vuole essere entusiasta, ancora meglio. Quando che c'è entusiasmo nelle cose, le cose vengono, non ti fa paura niente quando sei tanto entusiasta. Essere in contatto col mondo è diverso. Essere da solo e piangersi addosso è ancora peggio. Ma se possiamo scegliere, perché non scegliere il massimo? Se sbagli è lo stesso, cambi strada, c'è un'altra. La penso così, ragazzi. Non ci costa niente, anzi, vedere le cose positive e negative, se possiamo scegliere, perché no? È una bella scelta che possiamo fare, perché ognuno di noi ha una realtà sua. È inutile che io vi dica, adesso faccio un altro esempio, ad esempio facciamo sul tavolo, che lo vedo qua dritto. Se io vedo questo tavolo, tutti voi vedete questo tavolo, ma mettiamo il caso che io veda 5 particolari, tu ne vedi 3, ma faccio un esempio, uno può vedere che 20, è giusto tutti e due, ma io non posso dire ho ragione io, no, perché ne vedo 5, no. Io vedo la mia realtà, la mia mappa del mondo, e così magari ne vedo solamente 3, magari tu ne vedi 2, magari io posso aiutarti, consapevole o inconsapevole, di fartene vedere 3 o 5, ma abbiamo ragione tutti e due. Se io vedo questa cassa qua, la vedo da dietro, tu la vedi da davanti, giusto? Se io giro un foglio, magari su una parte c'è scritta una roba, dall'altra, tu puoi vedere delle cose che io non posso vedere. Ma abbiamo ragione tutti e due.
allora è per quello che dicevo che bisogna stare attenti su queste cose qua, non dare per scontato niente che io ho ragione, tu hai torto, no, abbiamo ragione tutti e due. Dipende dalla prospettiva che si vede le cose. Cambia, se cambia prospettiva cambia il modo di vedere le cose, cambia anche il modo di ragionare, cambia il modo di vivere. Io quando ho detto della seconda fase, io non farei il cambio con la mia vita di prima, adesso come sono, sto scherzando ragazzi, perché adesso sono molto più felice di prima, sono molto più entusiasta, immagino molto più roba di prima, ho fatto molte più cose. Dopo, non so se avete visto anche sul sito quello che ho fatto io, sinceramente non è che abbiamo modelli davanti da vedere cosa hanno fatto, ad esempio me le sono immaginate, inventate io, quando vedete immagino i sogni ce l'ho anche io, tutti abbiamo sogni, se ci crediamo tante volte quel sogno lì può diventare realtà, ma può. Io, avete visto le mie maratone che ho fatto sia a Roma che a New York, solo io in carrozzina ho fatto questo. L'ho fatto con un braccio, ma questo che voglio dire non è che solamente per il vanto dello sport, no. Questo potrebbe succedere a chiunque, anche di voi, a chiunque. Se ci crede in qualcosa, non bisogna dare per scontato che quel qualcosa non sia realizzabile, perché non l'ha mai fatto nessuno. Crediamoci, sbagli, va bene, meglio. Non esiste un fallimento nelle cose, no. Esiste un risultato da andare avanti. Tante volte anch'io, quando parlo di flessibilità da spostare le cose, bisogna fare anche queste cose qua. Non riesco, va bene, vediamo il problema. Più problemi ci sono, meglio è. Più scopi ci sono da andare avanti, più avrà risultato. E più sarà faticoso, più te lo ricorderai e più ti servirà. Le cose facili, cosa vi resta in mano? Pensate, sarà bello al momento, ma dopo cos'è che importa il risultato di queste cose? Invece se ci fai una cosa che ci impieghi molto a farla, allora sì che veramente ti porterà un beneficio e te lo ricorderai. Anch'io tante cose adesso, che le vedo adesso, tante cose che me le dicevano una volta, adesso capisco perché le osservo. Le sento di più sia internamente che con i sensi, voglio dire, perché le percepisci, se tu cambi la prospettiva di vedere le cose, cambia tutto. E infatti ritornando ancora alla mia terza fase, quando che sono andato a Riva del Garda, io sono nato, come sono adesso, ero anche 5 anni fa, perché ero già predisposto di un mio cambiamento, di voler cambiare, di voler migliorare le cose. Sono andato a Riva del Garda perché anche a casa mia ho bisogno di altre persone. Io per andare a letto mi arrangio da solo, ma per vestirmi e uscire dal letto ho bisogno di una persona che mi dà una mano. E quindi ho fatto 2 conti, dire stare a casa mia o in una struttura, stare a casa mia e più con i miei genitori che anche loro hanno il diritto di vivere. Tanto mia mamma Sky, vedete come parlavo di cambiamento? Mia madre ha cominciato 5 anni fa a usare il computer, io la vedo con Skype e parlo quasi tutti i giorni. Si è voluta anche lei, ha voluto migliorare, ha voluto cambiare. Non è una questione di età, ragazzi, se uno vuole cambia, basta volerlo. C'è anche un po' di... Logicamente sarà un po' difficile da fare, ma si può fare. Ecco, da quello che avete scritto sulla porta, come si può fare, è vero? Io metterei una, aggiungerei un'altra frase, si può fare se si vuole fare. Beh, la frase corretta sarebbe quella, perché si può fare solamente e dopo il primo ostacolo mi fermo. Dico, quindi che non ero capace. È facile. Si può fare se uno vuole farlo. E allora, ritornando pure alla terza, adesso cominciamo con la terza, adesso ve l'ho spiegato un po'. Anche tutte le motivazioni, dopo se avete domande risponderò volentieri. La mia terza fase sono arrivato lì a Riva del Garda e ho cominciato più che altro a uscire con la mia carrozzina normale, questa qua che avete visto sul video. Era un modello prima, ma diciamo sempre normale, perché io da Ale uscivo esclusivamente in carrozzina elettrica,
perché ala è pavimentata a ciottoli, sassi, sapete? E tutta è salita. Adesso volendo potrei girare anche questa per l'allenamento, ma i primi 10 anni che ero all'ala, ormai per abitudine non si può solamente carrozzina elettrica. Qua arriva De Garda, qua, dai, siamo troppo qua, diverso, la diciamo della donna, dai. E uscendo ho visto che avevo dei benefici fisici, perché io prendevo molti antidolorifici, per questo braccio qua, con i nervi che ho tutti strappati, sono come dei fili che vanno in giro qua nel mio corpo, qua sulla schiena, non si sa dove sono, però mi trasmettono qua tuttora, adesso me ne sono abituato, molto dolore, quindi prendevo molti antidolorifici. Ma col movimento della carrozzina ho visto che stavo meglio. Allora tanto era un beneficio fisico, oltre che mentale, ma quello mentale l'avevo già fatto prima. Questo qua del movimento fisico ho visto che stavo molto meglio, perché noi col movimento, il nostro corpo, che è una macchina perfetta, ricordatelo, non c'è niente per caso che succede anche nel nostro corpo, crea una sostanza analgesica, che vuol dire un antidolorifico, che sono le endorfine. Le endorfine sono, diciamo, proprio un antidolorifico naturale che crea il nostro corpo in cose estreme. Se voi vi sarà capitato di fare sport, di una corsa di mezz'oretta, qualcosa da sforzare, avete notato che dopo magari siete stanchi, proprio state bene, è perché si crea questa sostanza. Come ho detto, non c'entra l'età, questo l'abbiamo tutti, dal bambino al centenne, è tanto buono. E diciamo che con questo ho visto che stavo meglio, quindi ho cominciato anche io a aumentare i miei chilometri. Beh, ho speso anche tu, non so se qualcuno di voi mi ha visto. Sì. Penso tanti, no? Beh, ero sempre in giro. Ieri ho fatto 3 giri addirittura, ho fatto Riva del Garda, Torbole e Arco 3 volte di fila, sono 45 km. Col vento che c'era. E allora ancora lì, però facevo fatica, però alla fine cos'è che ho detto? Ho detto, però, allora se ce la faccio così è ancora meglio. Prendiamo il visto positivo, se la faccio col vento così, la prossima volta che non c'è il vento, sicuramente farò ancora di più. Mi serve, no? Se avessi visto il vento col freddo che c'era, sono arrivato che ero fuori un ghiacciolo, ma lo stesso. Ho voluto continuare. E sono arrivato alla fine e ho detto, va bene, ce l'hai fatta, ero soddisfatto. Entusiasta più che soddisfatto. Perché fare certe cose, avrei potuto anch'io cominciare, mi costava. Ma dicevo la classica frase, un'altra bella parola da evitare. Ormai, e non lo faccio tanto ormai cosa? Ormai ti ferma tutta la voglia di fare. Uno che ti dice ormai, tu guarda in faccia quando ti parla, sicuramente avrai gli occhi che non sono quasi spenti, ma lo farei, però ormai per me, io sono addirittura, non è il vostro caso, perché voi ormai siete giovani, è un ormai diverso, ma l'ormai mi dite di un anziano, io sono lì che tante volte parlo lì, come stai? Ormai per me ho già fatto, ma come ormai per te ho già fatto? Vivi, credi, ormai ti blocca tutte le nostre cellule, ti blocca tutto. L'entusiasmo, la voglia di fare, la voglia anche di vivere certe volte. E questa di fatto è una parola da evitare, ma di ormai non vediamo di andare avanti. Se avete notato, certi anziani, ci sono anziani da 90 anni che sembra hanno più vitalità di uno da 10. Domato anche di quelli, se stiamo lì a vedere. È molto soggettivo per questo discorso, ma trovi che è brutto trovare giovani che si mettono con quella parola lì. Consiglio, levatela se possibile. Trovate sempre che più una cosa da fare, e crederci. Tanto come ho detto prima, non vi cambia niente. A credere nelle cose e non riuscire, anzi, migliorate ancora di più. È facile per Massimo. Non pensate che anch'io abbia solamente questa carrozzina qua, ne ho 2 di elettrica. Perché trovo anch'io sempre la persona che mi dice, ma perché non vai con l'elettrica? Ce l'ho l'elettrica. Io vado con questa perché mi piace, è la mia passione. Oltre allo sport, perché lo sport l'ho fatto, ragazzi, le maratone le ho fatte negli ultimi 2 anni. Quindi il percorso che ho fatto l'ho fatto prima. Dopo, adesso arrivo al punto dove ho iniziato a fare sport. Perché io, diciamo che dal 2000 sono arrivato lì, alla PSP, maggio 2000 circa, sono quasi 5 anni. E lì ho cominciato a uscire con questa, dopo 2 anni però facevo già una 50ina di chilometri,
venivo già pronto, una volta riciclato, ormai le conosco sasso per sasso. Oltre alle persone, perché sono sempre i soliti da posizione in giro. Magari mi avrò visto anche voi, ma essendo che non vi conosco, allora. Sai che un altro piccolo particolare, ragazzi, dell'osservazione è quella. Tu quando vedi una persona, dopo la vedi ancora, l'avete notato, ma finché la roba non la conosci, non la vedi, non ci fai caso. Se voi, faccio un altro esempio banale, se voi comprate un motorino o qualcosa, sta pur certo te che domani o nei giorni successivi vedrai il motorino uguale al tuo. Ma ci sono sempre stati, ma prima non li vedevi. Perché tu influenzi quello che vedi al momento. Magari dopo le vedi ancora. È per quello che tante cose non si vedono, non si notano. Si notano quando si sanno o si vuole notarle. E allora, anche io qua, ritornando sul discorso dello sport, io faccio tante parentesi, ma è più bello così. Ritornando sul discorso dello sport, ho visto da settembre del 2012, 3 anni fa, ma dai, 2 anni e mezzo, ho visto il cartello che parlava della Life Marathon, la maratona del lago, che partiva da Limone del Garda, arrivava a Malcesine, e ho voluto iscrivermi alla prima maratona, che era il 12 ottobre 2012. Non da molto tempo. Allora, se pensate che ho fatto più di 20 maratone da 42 km e non conto neanche tutti gli eventi che ho partecipato, fate tanti. E questo è stato proprio il mio inizio delle maratone. E da lì, dalla prima maratona del Lago, che non pensate che le maratone, io le faccio con questa carrozzina qua, come avete visto. Ma non date per scontato anche voi, come tanti, che ci siano altre carrozzine. Ci sono, però con le carrozzine tipo da gara, tipo Zanardi, sapete quelle basse? Avete visto ancora quelle lunghe? Sì. Avete visto i filmati che loro spingono con le due braccia? No, con una non male. Dopo che la conti dico cosa sono io. Loro spingono con le due braccia, oppure ci sono carrozzine da gara che hanno... Io le quattro, due rotelline davanti. Loro hanno una ruota grande davanti che sarà, alta così, circa 25 cm e è molto più leggera, la mia è una carrozzina da 22 kg, quella lì sono 7-8 kg, che con zaino pieno arrivo a 30 kg e vengo a Drò così. Poi a parte le volte al mattino vengo a Drò, se piove mi metto l'impermeabile e giro. Ci vuole flessibilità, ci vuole, bisogna mettere anche nella performance, uno fa, bisogna mettere le risorse, performance vuol dire quello che uno vuole fare anche. Se mettiamo se viene a piovere, metto l'impermeabile. Se c'è, metto un berretto, c'ho tanta roba io con me. Mi porto il mio necessario. Come ieri, l'ho detto, sono partito alle 10 del mattino. Ma ieri sera alle 7. Con quel vento lì ho dovuto non combattere, non è lo stesso. Sono soddisfatto che ce l'ho fatta. Ma questo che voglio dire io ad esempio ho trovato la mia passione nelle maratone, ma un'altra persona potrebbe trovare un'altra cosa. È il modo di capirle le cose, il modo di comportarsi che cambia. Perché non è... Io sono così in carrozzina, ci sono tante altre persone in carrozzina, voglio dire che non fanno quello che faccio io, fanno altre cose. È giusto anche quello. Ma è giusto quello che faccio io, magari. È giusto quello che fa un altro. Abbiamo ragione tutti e due. Lo capisco anch'io. Io non ho inventato niente di nuovo, è perché si fa più fatica. A me va bene. Sto meglio, sono dei benefici fisici, sto bene, sia fisico che mentalmente, perché non farle nel mio caso. Tanto l'ho detto, la scelta è sempre nostra, basta essere consapevoli di quello che si fa, di farlo, giustamente. E ritornando proprio al maratone, io queste qua che ho fatto, le ho fatte prima per passione, dopo è come esempio, che se ritorno sulla vostra locandina si può fare se uno vuole fare. Perché le prime che ho fatto, non vi dico la verità, non volevano neanche iscrivermi. Però immedesimatevi anche voi questo di essere dentro l'organizzazione. Non c'è nessun episodio prima di me, con due braccia. Tu vai lì, tu vuoi iscriverti con una mano sola a fare una maratona. Fino quasi da ridere. Non ci sono precedenti prima di me. Quindi le prime due ho dovuto motivare, portare, parlare, oltre a parlare. Portare dei cose e infatti mi hanno iscritto. Dopo sono partito, tanti potrebbero dirmi che mi hanno già detto, la maratona del lago non è proprio una maratona conosciutissima, è vero? Però io alla fine
della piramide, sono arrivato a fare un viola, è diverso. Io solamente l'anno scorso ho portato a termine 9 maratone, dei quali 4 all'estero, ma voglio portarla anche come esempio per divulgare anche questo. Se avete visto dei miei filmati, è una novità anche per gli organizzatori fare questo. Adesso io primo di marzo, l'anno scorso ho fatto Treviso, lo farò anche quest'anno, probabilmente vado a Roma se mi danno la conferma, perché ci vuole tutta la vita giusta, bisogna fare le cose come vanno fatte, non è che uno può inventarsi vado a fare questo. Tanti mi dicono che ti fa passare il tempo, non è questione di passare il tempo, vado qua, io vado a fare una competizione dove che hai un tempo massimo, no? Dove che devi spingere, no? Vengo a fare un giro quadro, mi fermo al bar, bevo una birra, vado in giù, faccio un esempio, quello è passare il tempo. Quando uno si iscrive a competizioni così, sei sempre una tempistica, devi rispettare delle regole che ci sono, voglio dire, tante cose così. E infatti io ho voluto, dico sempre che le faccio anche come esempio, come non si può arrivare se uno vuole, a fare delle cose che per molti sono impensabili. Alle volte, ragazzi, non ci credo neanche io, se vedete i miei filmati, faccio fatica anche io a smettere la calottina, le mattine o dei giorni non ce la faccio neanche due all'ora, no? Ma c'è una fatica che è veramente tanta, mi piace farla, ma non è perché sono io che quello dei filmati, ma se fosse un altro quasi quasi non ci crederei neanche. Perché io sono una realtà un po' particolare, io, avendo fatto l'incidente in due parti, è un po' anomalo perché non c'entra. Diciamo che dalle gambe, dalla gamba toracica in giù, col braccio non c'entra niente, perché tanti sono tetraplegici, e tetraplegico vuol dire che non muove, tanti muovono poco le mani, ma tanti non muovono neanche niente, hanno solamente il collo, perché hanno avuto una lesione alta qua sulla schiena, una lesione, che un incidente, che magari oppure una malattia, non è intanto per scontato che sia una carrozzina solamente per incidenti, parlo di giovani, non parlo di anziani in questo discorso. E io, ora c'è il tetraplegico che ha i quattro arti, c'è il para, che io sarei un paraplegico, perché se avessi l'altro braccio, io sono un paraplegico, muovo con la spalla, buongiorno. E invece io sono una realtà ancora diversa, io sono un triplegico, uno, due, tre, capite? È quasi una parola che, non dico che l'ho inventata io, no, ma realmente una realtà come la mia, non l'ho conosciuta. E voi pensate allora anche gli altri, pensate a voi anche essere degli organizzatori e voler avere davanti una persona che ti mette una carrozzina normale, non da gara, non a bike, e voler iscriversi a certe manifestazioni. Adesso ormai l'ho detto, non c'è nessun problema. Probabilmente adesso dovrei andare anche a Parigi. Non siete qua. Alla maratona di Parigi. E questa è un po' la mia realtà che volevo raccontarvi. Dopo, se abbiamo delle domande, ben venga. Prego, dimmi. Perché non ho scelto di fare maratona in un altro sport? Perché io, allora io, ecco una cosa molto bella che mi viene, una bella domanda questa. Io faccio sport come sono sulla carrozzina. Tanti dello sport, nella disabilità specialmente, è visto solamente con carrozzine da gara e al bike. Io invece porto una realtà completamente diversa. Parto con la mia carrozzina, non ti dico spesa zero, ma quasi. Però tu, allora, tu mi scrivi, io sto alle regole, sto alle tue delle regole degli organizzatori, però mi fai partecipare con la mia, mi dai 6 ore, quante ore ci impieghi? 6 ore, capito? Ma è diverso. Infatti io questa realtà voglio portarla che sia aperta per tutti. Io sono già iscritto per dirti della società sportiva Alto Garda e Ledro. L'anno scorso ero anche nella società sportiva per disabili. Adesso non posso più perché l'anno scorso ero iscritto con gli albai, come tranarsi, le persone lì. Ma dall'anno scorso a settembre solamente chi ha gli albai, con le carrozze, può partecipare con quel tesseramento. Quindi non sono... No, perché sennò mi prendeva la multa sia la mia società dove ero iscritto che io. Guarda, non mi iscrivo più. Adesso sto aspettando delle carte con l'Alto Garda dietro per essere iscritto con le carrozzine. Le carrozzine olimpiche sono già come la mia. Hanno 3 ruote, però è prevista
la clausola che può anche le carrozzine con quattro ruote come la mia partecipare. Allora, ma io se è possibile farò anch'io dopo una carrozzina, sto già progettando una carrozzina con le tre ruote, monoguida. Monoguida perché ho due manubri allo stesso lato, poi spiegherò anche quello. Però carrozzine così nell'ambito sportivo non ci sono, bisogna inventarla da zero. E ho deciso di fare questa per quella, perché ho visto che il movimento stavo dentro nei tempi, perché non farlo? Faccio sport come mi piace a me. Dammi la possibilità di farlo se io arrivo nei tempi che mi dai. Io non gareggio per un podio, per una classifica. Io partecipo, arrivo in fondo. Posso dire anche che gareggio più che partecipo, perché ho un tempo anch'io. Non è che posso arrivare dopo 10 ore in una maratona, perché fino alle 6 ore ti garantiscono per dire la chiusura delle strade, c'è tutto. Avrete visto quando fanno le gare di qualunque posto, anche con le biciclette, giusto? Le maratone sono uguali, ti chiudono le strade. Non è che uno può dire, vabbè partecipo, che ci impiego 12 ore. Devi stare nella tempistica. Però come ritornando su, proprio sulla tua risposta, ho scelto quello perché ho benefici me stesso e mi piace perché io monto sulla carrozzina, finisco la maratona e sono ancora lì. Non ho bisogno di fare trasferimenti su altre carrozzine, così. Mi piace così. E voglio portare questa realtà anche agli altri. Stiamo già valutando con persone di Milano di portarla come proprio una disciplina sportiva a sé. Ma questa realtà qua l'ho inventata io negli ultimi 2 anni. Adesso forse stiamo aprendola anche per gli altri. Parlo con le due braccia, ma va bene uguale. Però adesso io l'ho portata che... Ma prima di me, magari hanno provato con altre persone, ma tanti hanno trovato la porta chiusa, non l'hanno lasciato partecipare. Perché non c'è nessun regolamento che dice che la carrozzina normale può partecipare con i podisti. Io sono scritto addirittura con la FIDAL, non so se voi qualcuno qua di voi corre, no. Comunque la FIDAL, la Federazione Italiana Atletica Leggera, io sono scritto col tesserato normale, normodotato. Io a Treviso vado là con il modo dati. Per me, ragazzi, quello che voglio dire proprio oggi, la disabilità io la vivo come normalità. La normalità. Io non ho nessun problema di parlare con altre persone e trovare. Anzi, dirò i più tanti amici sono normodotati come voi. Andiamoci normalmente. Ad esempio, vivi in città, la maratona del lago e anche l'ALF, io sono partito con i podisti da solo in carrozzina. Solo io, non c'erano una bike o cose così, perché loro per l'organizzazione alle volte sono pericolosi. Perché con gli unbike vanno via ai 40 all'ora, ragazzi, vanno via con una bici da corsa. Capite che se partono, di solito partono prima, mezz'ora prima, ma metti in caso che uno si fermi e buca una ruota, riparte dopo e magari hai 30-40 mila persone davanti, ti arriva un missile ai 40 all'ora dietro, che di sera fanno i 60-70, capite che non. Per sicurezza tante maratone non le accettano proprio. Io al massimo le 7, 8, 9 all'ora. Se ci impiego 6 ore fate la media, la maratona sono 42 km e 195 metri, facciamo 42. Per arrivare nei 42 km in 6 ore devo fare almeno 7 all'ora. 7 all'ora è una corsetta, ma non è mai 40-50 all'ora degli altri. Capite? E infatti io con dei miei amici che di Milano e da altre parti qua d'Italia vogliamo fare quello. Ci sono già associazioni che portano dei ragazzi in carrozzina, però quelli li spingono loro, è diverso ancora. Io voglio portare questa realtà che sia aperta a tutti, non solamente al Mauro Tomasi, che adesso che io ho fatto tutte le mie, ho fatto le più famose ormai del mondo, se faccio anche Parigi, Londra e non so, le altre due le ho fatte tutte. L'anno scorso solamente ho fatto nell'ambito, diciamo non italiano, ho fatto Barcellona, in Spagna. Ho fatto Berlino, Germania, Valencia, Spagna e New York, America, quindi. Adesso se ti dico così... E infatti, le hai fatte tutte queste maratone nell'ultimo anno? Sì, ne ho fatte 11 nell'ultimo anno, ne fatte troppe, per quello che tante volte noi... Se vedete i filmati mi commuovo io, ma è veramente quello che dico. Perché parlavo ai ragazzi prima di entusiasmo. Questo non ti dà la carica, no? Anzi, quello che volevo proprio dire è che io tante volte carico più io degli altri. Credetemi che io ne ho tanti amici in carrozzina, anche con disabilità, ma tante volte il mio esempio è capito più da tante persone non modotate come voi.
perché magari hanno un piccolo problemino, che magari un sasso sembra una montagna, quello che dicevo prima del positivo o negativo, e a volte non serve tanto, uno ha tutto e non ha niente, non ha niente a tutto, non è un giro di parole, pensateci sopra quello che voglio dire. Ci sono persone che veramente ti dici, ma come fa a vivere quello lì? Perché noi vogliamo giudicare tante volte l'altra persona, diamo per scontato di sapere delle cose perché, ma questa è la nostra realtà, ognuno è la sua, ma tante volte noi giudichiamo l'altra persona perché diciamo, ma come fa quello lì ad andare avanti? Poi dici, pure all'incontrario, peggio ancora, vedi magari uno che ha tutto e dici, ma quella deve essere fortunatissima, tutto nella vita, a macchine, famiglia, a figli, a tutto, dopo li parli insieme, e non, è a tutto, il tutto magari dall'altro che non ha niente, perché se non l'hai dentro di te, tutto. È inutile cercare fuori, come diceva anche Tommaso, cerchiamolo dentro di noi. Se non hai conosciuto te stesso, non hai conosciuto nulla, dice le sue parole, no? È tutto che dico io. Quando che tu dentro di te avrai capito delle cose, allora veramente vedrai, il mondo cambia quando l'hai cambiato te. Ma ci sono veramente tante persone che noi vogliamo giudicare, magari quella persona lì che ha tutto, pensiamo. Magari il tutto ce l'ha proprio l'altra persona che non ha niente. Forse è un po' discorso, ma c'è il video lì magari più avanti, se, dove vedrete anche meglio, capirete anche meglio quello che mi intendo, perché facendo un video così vale per tutti. Io oggi parlo a voi ragazzi, però questo resterà lì, resta lì magari che tra 20 anni, 30 anni, 40, quindi si può capire che lo vedranno anche altre persone. No, grazie, dopo parlo ancora, andiamo ancora. Va bene, sì, andiamo con le domande, perché se no facciamo neanche ora arrivare alla fine. Ditemi voi, una domanda me l'ha già fatta il ragazzo. Bella quella domanda, eh? Lui è un ciclista. Ah, vedi, un abito sportivo. È ciclista lui. È un'identità sportiva. E qui a Droga c'è la ciclistica, Droga. Ma mi avrà visto ancora la sua ciclabile? Sì, sì. Beh, se sei ciclista sicuramente dai suoi ciclabili, ogni tanto, no? E perché tante volte i ciclisti vanno sulla strada, anche dove ci sono i ciclabili. E chi vuole fare domande ancora? Le avete tutte, alzate la mano. Uno l'altro. Allora, Martina, tocca a te. Dai. Di. Ne hai di davanti o no? Voce, vai. Come hai fatto ad accettare il fatto che non potevi camminare? Ma il vero impatto, veramente, al primo momento è stato molto duro. Perché come ho raccontato prima, trovarsi da una parte e dopo trovarsi dall'altra, è inutile dire che la vita è ancora il giorno dopo. Sarebbe bello, in teoria è una cosa, in pratica è un'altra. Vedere anche, siamo abituati al giorno d'oggi di vedere la TV, di pensare, quello che dicevo prima, di pensare di saper tutto solamente perché lo vedi. Ma quando lo vivi su di te, è inutile che facciano percentuali, uno su due. Puoi fare anche uno su un milione, uno su un miliardo, ma quando sei te, sei uno su uno, percentuali deve essere sempre da parte. Dai altri non mi piacciono per niente. Però ritornando lì, quando ho visto anch'io persone che, quando dicevo del tutto, che stavano molto peggio di me, ma erano molto felici. Quando ti ho detto degli occhi lucidi che pareceva entusiasmo, loro ce l'avevano, eh? Ma non era loro, ero io che sbagliavo. Il mondo cambia se cambiamo noi. Quando ho cominciato a vedere la prospettiva del mio non più negativo, ma un'occasione diversa di vivere la vita, allora mi è cambiato completamente la prospettiva. Ho detto, se tu guardi le cose in un altro sotto aspetto, da un'altra parte ti cambia la vita. E a me l'ha cambiato. E come ti ho detto anche prima, io non farei il cambio con la vita di prima, come sono ora. Perché adesso veramente ho entusiasmo, la voglia, l'immagine, l'ho detto. Perché mi trattengo tante volte. Che non ho neanche le persone per dire che mi seguono, fare delle altre cose, no? Ne farei molte di più cose, perché io ho bisogno sempre di altre persone quando vado in giro, gli allenamenti, le mie cose le faccio da solo, io vivo la mia vita normalmente, una volta che sono fuori dal letto, tutte le mie cose, io quando vengo a Droga vado in giro, di qua e di là, mi arrangio da solo, ho detto piuttosto lo zaino che peserà 10 kg, ma se piove, boh, non c'è problema, tiro le impermeabili, me lo metto. È freddo, metto il guanto,
Sbaglio il guanto, metto un altro. Prima, diciamo che la mia vita è cambiata anche su questo, delle possibilità. Di prima di mettere tutte le risorse, una volta che mi metto un obiettivo, di vedere le cose, che allora mi serve tre, boh, facciamo tre. Sbaglio, il discorso positivo dicevo prima, va bene, ho sbagliato, allora se vediamo di prenderlo non come un fallimento, ma come qualcosa di concreto per andare avanti. Problemi, ci devono essere problemi, ci vogliono degli scopi per andare avanti. La persona normale che dice, oh, io sono normale, mi piace. Non c'è persona, non c'è, ragazzi, un consiglio che do io, non c'è una persona più triste di un normale. Quando che parli con una persona ti dice, come sei normale. Queste parole non sono mie, no? Sono di Jung, dopo voi capirete più avanti chi è. Però se voi pensate, se tu vuoi prendere un esempio di una persona, vai a prendermi normale, prendi una persona entusiasta, la voglia che ha di fare, allora, veramente puoi aiutarti, se vai a comprarmi il normale, non guardare da piatti. Non è che io, ma questa, ripeto, come ho detto prima, è la mia realtà. Voi potete condividerlo, no? Va bene, vediamo altre domande. Cosa ci sarebbe piaciuto di fare se non aveste avuto quell'incidente? Allora, la mia vita di prima, come ho detto prima, adesso non potrei dirti cosa che mi sarebbe piaciuto fare, perché meglio io, la mia realtà sono 15 anni che sono così, ma ora vivo in un altro modo. Ma non sto lì a pensare cosa volevo fare prima, perché realmente prima non sapevo. Vivevo, come ho detto, ma vivevo in velocità come tanti. Avevo il mio lavoro, non è che non facevo niente da prima fare, anzi facevo forse troppe cose, ma non da fermarsi a guardare i particolari, le possibilità. Il carpe diem, sapete che il carpe diem vuol dire cogli l'attimo, che io la cambio con cogli l'occasione. Prima, nella prima vita, queste occasioni, non le vedere, come andare su con una macchina, per farti l'esempio delle occasioni, e non riuscire a vedere i cartelli dei svincoli delle strade, vai dritto. Ma quando cominci veramente a capire i segnali che sono per la strada, allora sai guidare, allora sai andare in macchina. Faccio l'esempio della macchina, ma potrei dirti la vita può essere anche così. Al momento che hai visto, ma prima queste occasioni non le vedevo come adesso, sono molto più felice adesso. Per di là qualcuno, ti ha risposto a tutte? Come trovi la forza per affrontare queste difficoltà? Io la trovo con entusiasmo, te l'ho detto, voglia di fare, immaginare, credere che nei sogni che magari tanti non credono, ma se tu hai un sogno dentro di te, hai qualcosa da voler fare, la voglia di fare, sicuramente trovi che te la forza, no? Questo l'avrai notato anche te. Quando hai voglia di fare, le cose ti vengono, no? Chi ti ha dato quella forza? Tu te la sei data. O magari con l'aiuto di altri, ma se tu dentro di te non vuoi farla, uno può parlarti una settimana, l'input, l'inizio di fare le cose, va bene, possono darti delle idee di altri, ma nasce sempre da te, dopo la fine. E questo non perché tu, anzi, voi, come ho detto prima, è molto ancora più facile, perché siete già predisposti a imparare. È noi che è ancora più difficile, adulti, che è molto difficile cambiare. È più facile restare, come ho detto prima, lì nella tua zona, la zona di relax tua. Tanto è andato avanti così, perché devo far fatica a provare un'altra cosa? Ormai, o no? Tanto lo so che non viene, tira via quella roba lì e prendi dall'altra. Prova a farla, con ottimismo. Se ti viene, se non ti viene, cambiala. Ma l'ottimista trova sempre la soluzione. Anche se hai sbagliato, cosa cambia? Niente, riprova. E fai un'altra, magari la fai ancora migliore. Ma la forza entra, devi partire già con questo. È normale, devi pensare, no? Va bene. La mia è una domanda un po' delicata. No, va bene, c'è il problema, sono qua apposta. Che rapporto hai con le persone che ti stanno più a cuore? No, aspetta, questa domanda qua forse è per quello che è più su familiari o dove che sono? Dove che sei? Dove che sono? Perché il discorso è, beh, io mi trovo bene perché come ho detto anche prima,
quello che se uno vuole, non importa com'è fisicamente per star bene, non importa, importa lui come vuole stare. Io voglio stare bene, ottimismo, ma puoi mettermi in qualunque parte, una volta con le mie cose, vado avanti. Vedete, l'entusiasmo, essere in contatto con il divino dentro di te, vuol dire che sei in contatto con tutti, tutto l'universo. Allora sicuramente avrai anche persone che ti vogliono bene. Tutto, guarda che tutta la natura nel nostro mondo c'è perché ama. Non esiste cose nella natura che non hanno uno scopo negativo. C'è il polo positivo e il negativo, c'è il bello e il brutto, ma tutto si compensa. Se noi vogliamo stare bene e amare tutto il sé, se voi aprite la finestra e andate fuori, vedete delle cose che veramente tu dici, quando ci fai caso, ma questo c'era anche prima, c'è sempre stato. Però non lo notate, l'osservazione cambia. Io sto bene lì, ma perché sono io che amo loro? L'amore vuol dire tutto in generale, parlo. Anzi, una definizione proprio d'amore potrebbe essere accettare tutto quello che ti viene, sia nel bene che nel male. Se tu accetti questo, per forza che le persone che le vedi davanti troverai amore. Tante volte noi vediamo, per dire, la persona davanti, è tipo uno specchio, scusa. Tu vedi i difetti dell'altra persona, non ti piace perché realmente non ti piaci te. Riesci allora a ampliare i difetti dell'altro, ma perché? Perché li hai tu. Se tu cominci a vedere la persona positivamente, come ho detto prima, davanti, e vedi i pregi, sicuramente avrai pregi anche tu. Una cosa reciproca, una frequenza che ti viene reciproca. Mi fermo se ho fatto un'altra. Comunque va bene così. Prego. Aveva una un po' più. Come funziona la tua carrozzina? La mia carrozzina è una carrozzina monoguida, si chiama monoguida perché ha due manubri dello stesso lato. Dopo, se volete vedere, adesso te la racconto tutta, comunque io ce l'ho già messo che sul mio sito, se vai nella voce del menu video, vieni giù un attimo e c'è su carrozzina monoguida. Ma la spiego a voce intanto. Non so se mi vedi anche da lì, ma potrei girarmi un attimo così, non so se vedete. Sì, comunque dopo si vedrà male che nel video. Allora, la carrozzina monoguida ha due volanti. Potete alzarvi dietro se non volete. Sì, appunto, potete venire anche a regolare. Ora c'è, quando che ci siete, vi spiego. Un po' troppo alta, non si vede. Non si vede. Beh, ma comunque no, ma lascia così che va bene, dopo. Tanto c'è il mio video, questo qua dopo male, certe cose le taglio perché sono più importanti le risposte di questo. Allora, la carrozzina monoguida funziona così. Ha il manubrio questo grosso, due volani. Questo spinge la ruota di destra, vedete? Se io vado solamente con questo, vado contro il muro, giro, va. Stessa cosa, l'altra, il manubrietto piccolo, qua il volano piccolo, questo spinge la ruota di sinistra, c'è un perno che passa sotto. Per andare dritto devo spingere sempre tutti e due. Non è una carrozzina normale, per quello che quando che parlavo prima di normalità, non è una cosa, so anch'io che non è normale quello che faccio, è una maratona qua. Per quello che quando ho detto prima che è molto difficile farci accettare, adesso sì, mi accettano, ma i primi tempi spiegare una roba del genere. Se mi facessi provare questa qua è veramente una durissima. E devi spingere tutti e due assieme, vedete? E per sterziare tante volte devo usare le dita, no? Vedete, proprio devo tenere fermo con uno. Ho tutti i calli le sue mani. Ma le dita, specialmente le articolazioni, tanti mi dicono la spalla, ma non si rendono conto che anche perché se voi provate ragazzi a fare così pure la mano, provate mezz'oretta a fare così. E io, ma oltre a far così, io devo spingere, devo tenerla, perché mi scappa. Mi scappa. Quindi l'avambraccio, che è questo, che faccio vedere su qui, che è questo muscolo qua. Vedete come che tira sotto, si tira davanti, ti tira molto, tu tieni fermo con l'altra mano, fai quello che hai fatto, tieni fermo con l'altra mano, tieniti fermo così, così come faccio io, senti qua, senti, sotto, senti, senti, muovi la mano, senti come che tira, il muscolo è la sollecitazione, diciamo che sono fortunato che il mio corpo ha reagito in un certo modo, perché è vero, tanti dicono volere e potere, piano, fino a un certo punto quando si parla di sport. Uno può volere e potere a leggere un libro, stare al computer 10 ore, ma non è che si sveglia il mattino e vai a fare una maratona. No,
lo sport è totalmente diverso. Comunque ritornando su, ecco, la funzione funziona così, qua ho la spinta, qua ho lo sterzo e qua il freno. Ah, freni anche da lì, tutto. Sì, perché da oltre quello io ho tutto qua nel mezzaino, tutto. Non è che un freno a mano? Ma no, no, niente freno a mano, freno a mano, proprio a mano, proprio. Questo qua, quindi, ho fatto anche dei bracciolo, da mettermi al braccio così, fatto di pelle, quello dell'immaginare, mi sono immaginato nella mente, sono andato dal calzolaio e gli ho detto potremmo fare qualcosa, serve l'aiuto degli altri, non potrò, non avrei mai potuto io inventare una roba così, no? Metto questo, papà, per dire, no? Aiuto di usare quello che si ha. Ecco la domanda che mi faceva prima il ragazzo, una volta queste robe qua, ma non esistivano, ma neanche pensarle, no? Vedi? Così? Nella drizzo, dall'altro tiro, parlando in dialetto. Se voi guardate sotto, guardate come è consumato, l'ho già usato, l'ho già cambiato due o tre volte. Questo qua lo metto per il continuo così. Fate il conto, circa quando che spingo forte saranno 60-70 colpi al minuto, vado per 6-8 ore. È una roba. Si fa fatica, non ho inventato niente, come ho detto prima di nuovo. È una realtà un po' diversa. E allora quando vado a frenare faccio così, metto anche il guanto, e poi con i denti ormai. E ho fatto riportare sotto, me l'hanno bloccati. Si prova. E faccio il mio arpiono così, no? Nelle discese. Quindi faccio parte della carrozzina perché almeno posso muovermi. E dopo che era il ribaltamento dietro la rotellina, sennò adesso faccio così perché non mi ribalto perché ho la ruota, no? Mi serve perché tante volte sulle strade. Questa è una carrozzina da strada, se vedete i fanalini, e le faccio i fanalini qua. Poi giro anche di notte. Sono cose che ho inventato io, come dopo questa qua è stata l'ultima invenzione, però devo modificare la staffa. Questa qua, l'attacco qua così, accendo la luce, mi sale a me di notte, no? Mi fa la luce lì, attacco qua. Ma sì, soluzioni ce ne sono tante, ragazzi. Ma come ripeto, io trovo queste, ma che voi potete trovare altre soluzioni da altre parti. L'importante è avere quell'ottimismo di voler farle. Se io fossi partito con la carrozzina di vedere le cose che hanno fatto altri ragazzi o chiunque, modelli non ce l'avrei avuto, avrei fatto anch'io la solita parola che ho detto prima, ricordate che ho detto all'ormai, tanto ormai. Sapete quando che ti dimentichi una parola che ti dice ormai, tanto so che non riesco. Con la classica voce che devi dire, ma svegliati un attimo, va, puoi fare ancora tante cose. A tante volte è proprio a stare in quella zona di comfort, la chiamiamo così, perché non si può cambiare. Ora non puoi neanche dire ormai, no? Prova a cambiarla, prova a trovare un'altra soluzione. Si trovano, si trova, basta volerla. Se l'ho trovata io col mio piccolo, ne ho trovate tante, ma ne ho trovate più in questa realtà di vita di prima, perché prima io andavo avanti, ma vedi, cambi, vado dall'altra parte, ma non perché realmente magari era una cosa che non riuscivo a fare, perché è più facile stare nel comfort dell'abitudine di fare sempre le stesse cose. Una persona che un negativo che ti parli assieme ti dice tanto per me ormai è così, ma non vuole. Più facile, è più difficile fare che non fare, ragazzi, siete d'accordo anche voi? Tutti, è normale. La difficoltà è nel fare le cose, ma non per, e non per giudicare gli altri perché le fanno, no? Quello là lo fa, un'altra brutta cosa da evitare, a vedere che certe persone fanno delle cose e dopo dicono, ma quello là è perché ha tempo di farle, è per quello là un caso le fa. No, perché quello lì vuole farle, ma tu vuoi giudicare quella persona lì tante volte perché tu realmente non sei in grado di farle. Allora ti danno una giustificazione per compensarti te, perché ti comprendano. A questo mondo tutti volevano essere compresi. E quelli che non riescono allora non vogliono far comprendere che l'altro è riuscito solo per caso, solo perché hai soldi o perché le capacità. Non è vero, le capacità le abbiamo tutti. Io faccio ancora più fatica di voi a fare le cose. Ma non mi sento per niente inferiore agli altri, anzi, sono qua per portarvi questo messaggio, ragazzi, non sono qua per farmi compatire, no? Sono qua per farvi vedere come si,
come sulla vostra locandina si può fare, se una voglia bisogna scriverla, però bisogna aumentarla questa, perché se uno non vuole fare e comincia, come ho detto, ormai tanto non si riesco, si può fare, non ci sarà mai. Vediamo altre domande. Prima. Hai un posto sicuro dove lavorare per prendere i soldi che ci servono per vivere? Guarda, io il lavoro non ce l'ho più nei miei valori proprio, perché ho lavorato, prima di fare l'incidente, avevo già lavorato 16 anni e quindi prendo la pensione. Io con la mia pensione mi pago la mia rata, lì la PSP, non avanzo tanto, forse 50, ti ricordo la realtà, non è che stia. Però infatti per nelle maratone robe così c'è gente che mi dà una mano. Ha visto che ho la maglia con sui sponsor, ne ho un po' che sulla carrozzina, qua un po' che non so quanto. Perché solamente a Cano di Oro l'anno scorso, ragazzi, vi dico proprio, ho speso solamente 8.000 euro andare a New York, sono andato via tre persone. Aereo, maratona costa 400 euro il pettorale. Sono soldi. È bello dire tanti fai, ma se non è fai. Io va bene, vivo là, mi va bene, non mi lamento di niente. No. Però se non ho aiuto, come faccio a fare delle altre cose? Fortunatamente piace a tante persone quello che faccio e mi danno una mano. Se no sarebbe... E quello sì che deve impensabile arrivare, come fai a andare? Se non ne hai, vai su una parte. Va bene, un'altra domanda? Prego. Hai avuto sempre la stessa carrozzina o l'hai cambiata? Ma questa diciamo che è ormai 4 anni che ce l'ho. Appena sono arrivato a Riva del Garda avevo un'altra carrozzina, un po' diversa da questa, però ecco lì era il contrario, perché lì non era, la carrozzina non era fatta per me, io mi sono adattato alla carrozzina e quindi la mia schiena storta l'ho storta nei primi 10 anni che non sapevo, ho storto un po' quella colonna, un po' di diversità diciamo, però questa qua è 4 anni. Questa qua l'ho più modificata a me, ho spostato lo schienale più indietro, infatti quando vado di sera mi spingo molto indietro, se tu guardi carrozzine normali non vedrai mai questa setta. Ma questa è la carrozzina strada. Ma questa tu la usi da gara o la usi sempre? Sempre. Non hai una, diciamo, comfort? No, questa... Allora, se io vi racconto la storia di New York, ho anche Berlino, stessa roba, diciamo che New York. Sono venuto alle 3:30 al mattino con mio amico, poi a prendere il pullman alle 5:30, Aspetta lì perché c'era un vento davanti, non abbiamo infatti fatto il primo ponte di Verrazzano, che è un ponte di 4 km, che la partenza è su un'isola prima di arrivare a New York. E allora per motivi di sicurezza c'era un vento 60 all'ora, e lascio. Ci hanno fatto saltare il primo ponte, mi mancavano, non ho fatto 42, ne ho fatto 39. Da poco. Sì, certo. 2 anni fa c'era l'uragano, non l'avevo neanche fatta la maratona. Per motivi di sicurezza possono disviare anche il giorno prima. Sì, certo. Ecco. Allora, però se ti conto tutto il percorso delle 3:30 sveglia, per andare a fare una maratona alle 9:30 della mattina, sei già stato. Arrivi là in hotel alle 7 della sera, e il giorno prima sei andato mica alla mezzanotte, puoi capire. E peggio ancora è stato a Berlino, perché in Berlino allora, mi sono svegliato alle 11:30 la sera del venerdì per prendere l'aereo alle 3 la mattina a Milano. Arriva là, vai a prendere il pettorale, vai a prendere tutto il resto. Dormire alle 1, alle 5 sveglia per andare a fare la maratona. E sono 42 km. E dura quasi da fare un giro. Però si trovano gli stati d'animo giusto, le motivazioni, ho detto, se uno ha entusiasmo, certe cose. Ma dopo quando ti fermi sei stanco, ma se uno ha voglia di fare è difficile non riuscire. Però ci bisogna anche studiare un po' gli obiettivi, naturalmente, prima. Perché non potrei dire adesso va bene, vengo per il quadro. Però da Tro sono arrivato fino alla centrale di Fies, conoscete tutti i ragazzi. Sì. Ma da lì in poi non vado su neanche, puoi avere tutte le motivazioni del mondo. Il 20%? Ah, io sono arrivato fino in fondo, sono arrivato fin lì, che da Riva del Garda arriva lì sono 25 km. Ho fatto anche il ritorno, ritornare dopo. Però arrivati al salitone lì, puoi essere motivato, puoi pensare anche quello che vuoi, ma non ce la farai mai arrivare. Ci vuole degli obiettivi, capito, ecologici che vadano bene per la persona.
Ma una volta che tu ti metti lì, che studi le cose che c'è da fare, basta, non c'è nessun problema. La centrale di Pia l'ho fatta, mi ha dato una mano un ciclista, l'ho fermato, chiesto una mano, ma butta su. Sono andato fino a Pietra Murata dopo, sono andato ancora più in su, che pensavo che non ci fossero più salite, invece ce ne sono tante ancora. Ero lì, è quello che dicevo prima anche dell'altra classe. Dopo certe cose penso, dico che il vincente non molla mai, ricordate ragazzi questo, il perdente molla sempre, trova sempre una soluzione per non farlo. Se, beh, vincente nel senso che può anche mollare, però parlo sempre nell'ambito positivo, un vincente si anche molla, va bene, mi serve la volta dopo per migliorare. Il perdente invece che si ritira dice, ha visto che ho ragione, ma si ferma lì, non prova più neanche a fare le cose. La differenza è quella, tra tutto noi la nostra scelta. Ho detto che le decisioni le abbiamo noi, che decidiamo di essere capaci di fare una cosa, che decidiamo di essere capaci, abbiamo completamente ragione in tutte e due le parti. Che noi scegliamo di farlo o non farlo, è giusto? Nessuno dice di no. Avete altre domande? Diteci voi. Tante risposte mentre. Ma sì, ho pregato che si chiude l'altra già per quello. Questi sì. Sono più timidi, sì. Ma è lo stesso, vabbè, ma che timidi. Sono... ragione se la timide è lunga. Allora, potrei dirti che la più difficile è stato un alfa qua a Riva del Garda nel 2012, primi tempi, la seconda maratona che ho fatto. Non avevo ancora questo allenamento che avevo adesso, però l'ho fatta tutta sull'acqua. C'era l'acqua a 20 cm per terra, la roba del, mi sembra che era il 6 novembre o l'intorno, ora si sbaglia anche la data, comunque era i primi di novembre. Ma sono arrivato in fondo che ho dovuto che levare i guanti, non avevo tutta l'attrezzatura che ho adesso e avevo la mano tipo l'omino Michel. Fortunatamente era una 3 ore e mezza, però dovevo arrivare in fondo. E dopo un'altra dura negli ultimi tempi è stata la maratona di Valencia, non so se l'hai vista, che i primi chilometri ho trovato un vento come quello da ieri che c'era qua, che ho detto che, no, non so se l'ho detto qua, che ho fatto 45 km ieri. Sì, sì. Ecco, anche da lì che poi lo concludo. Tanto cancello dopo. Tanto lo contagio. E lì diciamo dal 21esimo chilometro, la maratona è 42 km, 195 metri. Dal 21 in poi, veramente, ho vinto un vento. Valencia è sul mare, fanno i campionati mondiali di regate. La collega là. Qui è spagnola, eh? Sì? Ah sì? Sì, le parlo. Di dove? Della Galizia, dove c'è vicino a Santiago. Sì, ma però, dov'è che sì? Sì, sì, qua. Ah, beh, ma io sono in Barcellona. L'ho fatto con Barcellona io. Beh, in Spagna mi è piaciuto molto perché l'eccitamento, la voglia di... c'è un entusiasmo diverso. Ho fatto Barcellona, ho fatto Valencia. Addirittura Valencia, quello che volevo dire, che è stata più dura perché c'era un vento... qua mi muove da ieri, perché essendo ancora più aperta, lo senti ancora di più. E ho rotto anche lo schienale dietro della carrozzina, infatti se vede il video non mi sorreggeva più. Sono arrivato nella prima maratona che finisco dopo il tempo massimo di 20 minuti. Ma quando sono arrivato alla fine, tutti gli organizzatori, sicuramente gli altri maratoni mi avrebbero aperto le strade, mi hanno accolto alla fine meglio del primo. Addirittura con uno striscione, è l'ultimo a tenere la ricompensa, scritto spagnolo. Che non, l'ultimo a tenere la ricompensa. Ma bello. Potremmo vedere quanto tempo abbiamo qua. Abbiamo ancora no, tempo per vedere solo.